tutti. Buonasera. Buonasera. Noi siamo due blenderisti da tanto tempo. Vi siamo venuti a dirvi che c'è sempre qualcuno che fa videogiochi in Blender. E oggi, dopo tutta la storia di videogiochi in Blender, forse non tutti successivi se conoscete il Blender Game Engine, oggi vi siamo venuti a farvi vedere tutto in italiano. Perdona, l'italiano non parliamo molto bene, lei molto meglio di me, e vi faccio parlare la bella Brigitte. Va bene, buonasera, io sono Brigitte Kecere, siamo sviluppatori, programmatori e abbiamo fatto un'estensione di Blender. Prima di tutto scusate per il nostro italiano, che siamo tutte e due seconda lingua. Però vogliamo presentarvi questo nuovo progetto che ti fa vedere che puoi fare tante nuove cose con Blender. Vabbè. Non è nuovo. Creare, collegare e condividere. Links si chiama il nostro progetto. Allora, puoi creare server, applicazioni, videogiochi, AI, siti web e interi mondi con nostri nodi visivi per la programmazione in Blender. E di qua abbiamo alcuni, creare elementi, questo per codificare in CSS e HTML, questo per scrivere in JavaScript, e questi sono per codificare server, vedi con la SSL se devi fare... Grazie. Allora, questi sono alcuni dei nostri giochi, che sono tutti nel browser. Questo è una scena nello spazio 3D, che sta streamando un video peer-to-peer, tutto con il torrent. Il torrent di blender.org, questo è un torrent direttamente da loro? Sì, è un loro video. Sì. Sì. Si vede in spazio. È nello spazio 3D su un sito web. Questo è un altro videogioco che ho appena fatto, c'è un tutorial online. Ti fa vedere come fare nuove collegazioni con l'internet, per fare giochi molti giocatori, eccetera. Questo è un gioco. Questi erano dall'anno scorso, il nostro amico Quantum Colder, che aveva fatto una simulazione di gara di Formula 1, sì. Che il nostro bel amico potrebbe prendere il progetto e mettere i suoi bei modelli. Hai visto? Questi sono gratis, quelli. Lui è un codificatore, allora lui solo la meccanica ci ha messo, però i 3D modelli, se li metti belli, vengono belli. Comunque giocando online insieme, sono due schermi sul nostro computer, uno va un po' avanti e poi l'altro. Con sei nodi. Sì, vabbè, questo per esempio è un esempio di meccaniche per un giocatore. Qua c'hai la tastiera, puoi scegliere spazio, la D, W, qualsiasi tasto sulla tastiera. E con questo applichi forza. Noi qua abbiamo fatto che il bottone spazio ti fa saltare in su. Sì. E poi questi sono gli altri per andare a sinistra, a destra. Controller, sì, che sono tra l'altro una cosa difficile poi da programmare. Ci ho sbattuto la testa. Se non sai programmare con linguaggi di programmazione, queste cose non le fai immediatamente. È abbastanza facile, sì, devo dire. Vabbè. Poi c'è con il tutorial. È facile così, non penso che esista. Sarà facile per voi, per blenderisti. Però perché stiamo facendo pure gli assets. Cioè, se vuoi trovare già tutto insieme, anche sul nostro sito ci sono alcuni già pacchettati. Quando finiamo il design, perché tutti i design di come entra il data e esce, quando finalizziamo un po' di più, perché stiamo provando di fare tante cose, allora dobbiamo capire tutti, metterli tutti insieme bene, così poi possiamo fare gli asset che poi non dobbiamo cambiare nel futuro. Ora tutto sta ancora cambiando, ogni giorno i file si cambiano, non siamo ancora arrivati a un punto di... Stiamo sempre crescendo, diciamo. Bene. Vabbè, qua c'è un semplice cambio di scena o livello, vedi, quando questi due oggetti hanno il contatto, poi parte questo che è la parte dell'internet, però in teoria potresti andare, quando questi due toccano, vai subito a sponsorizzare la scena. Ma in quale editor sono inseriti questi nodi?
Scusami? In quale editor? Sono... Ah, sono, è il nostro editor, Lynx, è su Blender, è una, un'estensione ma di Blender. Ma viene creato un nuovo editor proprio? Sì, c'è un spazio, un nuovo pannello. Ah, sì, si chiama Logic. Ah, ok. Sì, okay. Il pannello... facciamo vedere. Scusa, okay. È il pannello Logic che è stato tolto da Blender ed è ritornato, ok. Grazie. È un add-on? Sì. Sì, è un'estensione. Sì, sì, sì. Però... poi a meno che Blender vuole continuare a fare... poi è... Ok, andiamo avanti. Allora, questo è un gioco che noi abbiamo fatto, che ha vinto anche un torneo di sviluppo qui in Italia. Sì. E come si vede, lui l'ha fatto con pochi nodi, semplici, semplici. Noi lo utilizzavamo per lavorare su Engine, poi c'era un torneo qua in Sicilia. Sì. Etna Comic, siamo entrati e tutti Unity, Unreal li abbiamo sberlacciati un po'. E abbiamo detto a tutti: ma usate Blender per lavorare in Unreal, fate i vostri giochi, tenetevi i diritti e capito. Perché, vabbè, andiamo avanti. Ok, questo come creare siti web. Questo è un esempio di HTML e CSS e JavaScript che abbiamo usato in un sito che abbiamo fatto. E puoi spiegare un attimo? Questo è un esempio un po' così, l'abbiamo fatto la foto ieri perché era uno che ci avevamo. Però essenzialmente, che cambieranno, però essenzialmente se tu crei una classe in CSS, conosci CSS, lo puoi appendere al documento e più tardi li puoi usare, quindi la classe. Allora questo era un esempio così, e Render Element fa vari sistemi, no? Uno si inventa tutto un framework per fare muovere l'informazione senza che ricarica la pagina, no? Vabbè, se vedi senza guardare tutti questi altri, noi usiamo il nostro game loop di manipolare tutto il DOM, tutto il documento, senza che tu clicchi una nuova pagina, si ricarica la pagina, come un sistema reattivo senza un sistema reattivo. Quindi zero ritardi, perché caricare la pagina ogni volta, soprattutto se un sito è pesante. No, vabbè, allora sono varie cose che ho detto, però l'idea è di fare di usare gli eventi, no, quando il frame... Vabbè, non dovevamo entrare troppo nell'italiano. È molto interessante, anche perché con il game engine di una volta tu impazzivi perché dovevi conoscere logica di programmazione, questo invece è immediato, nodi ed è pieno di tutto quel lavoro. Poi non esportava in web, questo invece esporta in web. Sì, sì. E questa è una potenza. Questo non solo esporta in web, ma esporta in varie cose che vi spiegheremo. E noi lavoriamo, ora stiamo lavorando sul web tanto perché ci sono dei benchmark e dei engine e runtime di JavaScript che vanno veloci come Rust e C++. Se state guardando il Tech Empower, dici vabbè, se JavaScript già va dappertutto, come essenzialmente tu lo metti in un WebView, lo metti in un runtime, va dappertutto. Se va un Electron, ci sono vari modi di all browser semplici, così uno fa un gioco va anche, tutto. Anche se solo JavaScript va dappertutto, poi se lo fai andare in C o se lo fai C++, se lo fai un altro targeting, se lo fai un Raspberry Pi o se lo fai un... ma quella spieghiamo poi okay. Che ognuno c'ha i suoi più e meno, no? Perché però continuiamo. Vabbè, questi sono alcuni dei nodi. Io volevo farvi vedere prima perché era... Oh no, Ricky. Ok, alcuni dei nostri nodi. Questi sono tutti per HTML, CSS e JavaScript. Ci sono altri, ovviamente, però questi sono quelli che vengono usati di più. Comuni. Sì. Ok, andiamo avanti. Oh, mi spiace che devo fare sempre... Sì, questo è un esempio che abbiamo fatto 2 giorni fa per una... che facciamo vedere, qua si può addirittura mettere tutto un CSS dentro un string, questo, e poi aggiungere un concatenare, non so se è la parola giusta, puoi mettere così, semplicemente un string, e lo aggiungi alla pagina, o ci sono vari modi, puoi direttamente usare JavaScript,
o puoi direttamente creare elementi uno dentro l'altro, o puoi creare concatenazione di tutto l'HTML. Ci sono varie tecniche qua per farvi vedere. Perché lui deve sempre mettere tutto insieme, quindi no, è un po'. Qua si può, sembrerebbe complesso, però. Si può aggiungere un click su un elemento con un string che poi sarà. Vabbè, queste sono cose che stiamo ancora lavorando nelle cose che non vedi. Allora per noi generare. E se vedi qua, già potevi aver finito il coso qua, non è che tutte queste cose poi vanno insieme. Per esempio, crea elementi e renderizzare l'elemento. Già è finito il codice là, cioè lui poi ha voluto fare qualcosa con JavaScript e altre cose. Che poi vi facciamo vedere. Sì, ok. Ecco, questa che non si vede purtroppo è... Why isn't it show? What's not showing? La qualità è un po' pixelizzata, però questa è un'interfaccia che abbiamo creato con quei nodi, che poi vedete direttamente. Esplode nel linguaggio. Sì, questo è, ecco, esatto, questo era il codice di HTML di questa pagina qua. Sì. Tutto questo è stato fatto con. E tutto questo è stato fatto con. Solamente questi nomi qua. Autoscritto. Che la bellezza dell'ecosistema così è che quando tu c'hai un server, per esempio, diciamo che fai un WebSocket server e uno ti manda un messaggio che dice about, tu li potresti mandare tutta una pagina di un about senza ricaricare pagine così a una velocità che HTTP non ci riesce, e poi creare nuovi sistemi di siti web che nessuno nemmeno usa. Come vabbè, queste sono cose che uno non ha mai pensato a usare un WebSocket per visualizzare. Vabbè, queste... Con i nostri nodi si può anche creare server direttamente in Blender. Questo è un esempio. Prego. Questo è targeting sì, come si dice? C. Come non è JavaScript questo è un esempio di un server. Poi se vedi qua metti il tuo dominio, metti la SSL, poi esce fuori, tu clicchi qua e esce fuori l'SSL. Funziona abbastanza bene. E poi vai indietro una seconda, questo è un esempio, crea un host che ascolta sul network, su un port, no? Questo è l'esempio di come collegarti un cliente, una pagina web, può essere, questo funziona in JavaScript, a collegare a un server. Allora uno ascolta, uno si collega, più semplice di così, anzi non dovresti neanche, se non vuoi non devi neanche salvarli per dopo. Crea e ascolti e collegati. Questo è il lavoro del host, se tu vuoi, e questo è il lavoro del cliente, lui manda la sua posizione, lui rimanda a tutti la sua posizione. Allora in teoria manca uno che quando il cliente riceva il messaggio del host, poi c'hai la posizione del tuo amico, no? Però più semplice di così non credo che è possibile. Tu copi il collo, lo butti nel tuo macchinino, il giocone di macchinina, ma e c'è un. Ma cosa è successo con questa cosa? C'è una specie di spazio sotto. Eh sì. Ah, ecco, e si fa solo quando tocco il tasto. Ok, aggiungi WebAssembly con i nodi. Abbiamo questi due belle nodi. Sì, in teoria WebAssembly si fa tutto. È come avere la velocità di un software nativo sul computer, come Skype. Però dentro il browser ti permette di... Allora hanno fatto... migliaia di cose negli ultimi 5-7 anni con WebAssembly, addirittura adesso ci sono i AI, c'erano già 3 anni fa nel browser AI usando WebAssembly, e se tu vuoi, come per quello che ha fatto il cowboy, se vuole fare l'animazione, tu dal tuo webcam, dal browser puoi raccogliere le tue animazioni direttamente, salvarli, fare un'applicazione che ti fa il retargeting, puoi fare quello che vuoi dal browser e poi vabbè. WebAssembly, io ho giocato nel stesso schermo che avete visto Sintel, io ho messo con WebAssembly un PlayStation emulatore, mi sono giocato Crash Bandicoot nel mio gioco, io ho giocato il gioco nel mio gioco per farmi capire che ok,
Ecco, puoi condividere tutti i tuoi progetti sul massimo dei dispositivi. Se vedi qua, questo è il lato sinistro di Blender, destro di Blender. E se vai alla scena, poi troverai, quando avrai aggiunto il nostro add-on, il Links Player e il Links Exporter. Qua puoi scegliere tra Chrome e il browser per fare le prove, per vedere il tuo gioco mentre lo stai codificando. E poi qua puoi vedere tutti i target, se vuoi fare HTML, se vuoi creare un gioco o un qualsiasi cosa su Windows, per Mac, per Linux, per Android, per iOS, cioè puoi codificare una volta e poi puoi esportare in tutte queste cose. Però dipende, cose. Perché se usi un run JavaScript node, poi vai fai compili a C, il run JavaScript C. Vabbè, JavaScript è... A meno che c'è una libreria aggiunto per interpretare, che si potrebbe fare, allora in verità si può anche fare, però è tutto relativismo. Ok, supportaci se volete, che vogliamo sempre ovviamente continuare, crescere, sì, farla sempre più facile, più tutto. Ok, e poi questi contatti, contattaci. Non so se avete domande su se sì. Possiamo, sì. Io ho una domanda, voi il prefisso è americano, quindi voi siete americani. Allora, no, c'è anche quello italiano. Ok, italiano. Però una domanda vi faccio. La vostra sede legale dove si trova? In Europa o extraeuropea? Allora, Los Angeles e Calabria. Quindi siete... Perché ve lo dico? Ti faccio questa domanda perché ovviamente la legge europea prevede GDPR, quindi GDPR è importante per chi, l'azienda che si avvicina a questo software per fare tutte queste questioni eccetera, è già open source. Open source, quindi... sì, no, noi non facciamo questa roba gratis, ragazzi. Siamo qua. Io vengo da un tempo dove io vedevo Blendverse, io vedevo Blendverse, tutti fanno. Io voglio fare giochi, io non voglio codificare, anzi, non voglio, voglio fare videogiochi. Però alla fine vedi cosa è successo. Adesso ho messo il codice e tutto dentro Blender, così posso fare tutto. Ti stimo, mi hai risolto un problema. Ma poi devo dire, se il futuro sarà molto con questi occhiali, anche se è brutto o no, questo è un altro discorso. Però con questo almeno i ragazzi, noi pure, possiamo creare noi questi mondi. Io non voglio fare parte di un mondo dove sono tutti collegati e non possiamo creare. Noi se usiamo questi mondi, almeno l'ho fatto io. Sì. E sarebbe bellissimo se tutti i ragazzi fanno loro le loro case, fanno questo. Forse quello essere. Che vuole dire è che tutti le persone, anche come il signore di prima dice, mi trovate un po' dappertutto, ma Instagram è dove lui trova. Quando tu incontri qualcuno e li mandi lì qua là, devi mandarli dove, al tuo spazio, dove tu stai crescendo, li mandi al tuo sito dove c'hai le tue foto, i tuoi progetti, dove raccogli una comunità, o se no li disperdi. C'è. Più c'è. Mandi persone in giro, tu disperdi il tuo comunità. Vabbè, non so se ci sono altre domande, sì, dietro, prego. Volevo chiedervi se è possibile già buildare più virtuale, realtà virtuale. Sì, sì, questo guarda, se qua tu puoi aggiungere una qualsiasi libreria di qualsiasi kit, di qualsiasi, okay. Se già va in C o se va in C++. Un C Sharp? Ecco, qua... Oh. Questo è una... Allora, cioè, se tu già mi interessi gli occhiali, sei in una scena 3D guardando un film in streaming. 360 gradi. Sì, tu sei nello spazio 3D, vuole, nel tuo spazio. Compilare un WebAssembly e usare il WebAssembly già direttamente, o puoi aggiungere i tuoi libri C++ hai capito, e lavorare direttamente dal,
Questa è una soluzione. Comunque, volevo dire una cosa: se voi andate a cercare come si fa a usarle, per ora non troverai molta informazione. No, aspetta, però se venite ovviamente sul nostro sito, qualsiasi domanda, se fate un progetto, a noi fa proprio piacere aiutarvi, specialmente all'inizio, perché vogliamo che arriva in più mani possibile. Quindi fate dei bei progetti, per favore, chiedete tutte le domande, noi siamo sempre lavorando, siamo sempre disponibili se avete... Forse c'è un'altra domanda. Sì, prego. Faccio una domanda tecnica da non tecnico, ma con quale libreria grafica esportate? Cioè, vedo grafiche differenti, dipendono penso dalla piattaforma, quindi se è una, se un gioco che gira sul web o sul allora web. C'è questo WebGL 2 che abbiamo il backend, se fai a Windows fa DirectX 11, se fai puoi mettere OpenGL, puoi mettere... Però aspetta, tu puoi esportare direttamente sulla PlayStation, sul Switch, Dipende, quello che stai dicendo è... dipende dove sei nativamente. Attenzione alla domanda, scusa. Da artista grafico, all'interno di Blender, vedo poi quello che vedrò sul web? Allora, se tu fai un baking, sì. Se tu fai un baking, quello che tu vedi, lo vedi nel gioco, no? E non usi calcolazioni. Se tu non vuoi fare tempo reale, è praticamente come Eevee, devi lavorarci, devi stare lì ore, fare, però ci riesci anche a farlo bello, però è intensivo, dipendendo quanto... Però volevo farvi vedere una cosa, quando tu stai usando il Logic per programmare, no? Quando schiacci questo bottone, aprirà il browser e tu vedrai subito se funziona, come funziona, allora, quello aspetta, che hai codificato. Qua dietro è quello che sta chiedendo, la Graphics API, mi sa, c'è anche Vulkan se vuoi. Allora, queste sono cose che non è che ci stiamo lavorando noi su queste cose specifiche. Però possiamo. Sì, noi, questo è tutto nostro. Ragazzi, open source vuol dire che è nostro. Quando uno ti dice che usare qualcos'altro, devi dire perché. Devi dirgli perché dobbiamo andare a fare un gioco in a meno che c'è una compagnia che ti dà 3 miliardi di euro, fai quello che vuoi. Però se vuoi, vabbè. Poi è molto light, fai un export di una... Allora, vi spiego. Unity c'aveva export to web tanto tempo fa. Sì, esatto. Esportava già 300 megabyte per il cubo. Allora, io voglio un cubo, voglio almeno un megabyte massimo per tutto insieme. Non gli ha funzionato. Noi siamo nativi. Tu esporti i tuoi oggetti, le tue immagini, com'è, te lo metti insieme, è il minimo che... Diciamo che io ho una scena che voglio esportare per poterla vedere con Oculus. Sì. Ecco, fisicamente come faccio per portare quella dentro Oculus? Allora, Oculus, se tu... Allora, c'è l'API per il VR, specificamente per Oculus, okay. Perché c'hanno i software development kit loro. Sì. Loro c'hanno le cose e tu chiami le loro funzioni. Sì. Allora, okay. Tu prendi quello... Se tu vuoi fare PlayStation, mica ce l'ho io il... Certo, tu ti chiami quanto mi vuoi. Però, quello che io ho un sito web, ho un sito web mio personale, sì. Ci carico il web, l'output che gira su web, poi con Oculus vado su quel sito, sì. E posso navigare. Sì, ok. Qualsiasi ecco. Quando tu sei nel web, puoi accedere al okay. Web. Quando io dico get element, vuol dire l'element c'è già. Se tu vuoi chiamare la videocamera dal browser, chiedi media device bla 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 e ti esce la richiesta dal browser, quello è il browser nativamente che c'ha quella funzione. Io devo solo dire media browser, in effetti, un anno fa. La prima cosa che io ho fatto per provare questo progetto con JavaScript era run JavaScript, string e concatenate, io mi facevo tutte le cose con tre nodi e ho detto ragazzi allora io posso fare 800.000 nodes, uno per ogni libreria che esiste, facciamo tutto in Blender, no? Certo. Vabbè, piano facciamo bello. Arrivare tutti sì, le varie abbiamo partito già con tutto la potenza del browser, si parla anche per fare real time, noi abbiamo anche fatto real time in... c'è anche
Vabbè, dobbiamo questo... svilupparla di più, diciamo, però sì, riusciamo anche a vedere in real time i nostri... Sì, come in real time in Blender lo facciamo con networking. Abbiamo... Teniamoci in contatto. Che questo progetto l'abbiamo messo. Anzi, alla fine, se volete, abbiamo adesivi per tutti e ci vorrebbe molto piacere anche conoscervi tutti. Sì, sì. Ok, sì. Altre domande? Ultime? Ricky, c'è qualcosa che puoi dire? Niente, grazie. Solo una cosa sulla la vostra preparazione. Voi siete informatici. Sì, sì, informatici, sì, sviluppatori. Ecco, mi spiace che è stata così. No, perché mi preoccupavo. Perché? Di me stesso, che non lo so. Va bene, grazie mille, grazie a te.